La Sicilia e il cinema, un rapporto d'amore senza fine. A Drugstore, la top 5 dei film che hanno raccontato la bella Trinacria. Era una bella città, ma ora è bellissima. Al quinto posto, il più grande problema della Sicilia. Empedocle, Archimede. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, e per esempio quello che voi chiamate piaghe. Una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, l'Etna. Il vulcano che quando si mette a fare capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Al quarto posto, i colori della memoria del piccolo Totò. Al terzo posto, diario di bordo delle isole Eolie. Benvenuti, scusami. Benvenuti a Panarea. Da dove venite? Stromboli. Che noia. Io sto preparando una bellissima festa in omaggio al cattivo gusto. Ci ho messo quasi un anno ad organizzarla. Helmut Berger ha detto che viene direttamente in mutande. E poi sabato ci sarà la festa della separazione per il mio divorzio. Lei organizza sempre cose di questo genere? Ah, il mio studio offre un po' di tutto, cocktail, cene d'affari, viaggi, ambientazioni. Posso trovarvi un elefante bianco per una cena esotica, o un fotografo sorprendente per un matrimonio, un vatusso per animare una serata mondana. Idee, creatività, atmosfere, contatti. Arrivederci e grazie. Al secondo posto, i tanti baci del barone Ferdinando di Cefalù. Coraggio. Siete voi il barone Don Ferdinando Cefalù? Sì. Mi chiamo Immacolata Patanè. Sono sua moglie. Sono venuta appositamente da Catania per sapere che cosa intendete fare voi. Ma io veramente non... And the winner is... un nome che è una leggenda. Michael Corleone. Viaggia sul paese, c'è Corleone. Pare disabitato. O sono morto in guerra o galopare. Ecco, vedi, questo voleva venire in America. Ci vediamo mercoledì in seconda serata su Rai Movie.